Cazzo, è massaia! Sto pulendo. Niente, oggi non si mangia, quindi. Ultima puntata. Facciamo l'America lì. Siamo tipica americana. Ricettona? Si mangiano, sì, dai. Non so. Io andrei di mais. No, pannocchia americana, no? Ricettona, no. Scherzavamo, dai, scherzavamo. Facciamo l'Ultimate Texas Combo dell'ultima puntata, Mocio. Mi da piace. Dobbiamo ringraziarli, però, ragazzi, perché veramente è stato bellissimo portare questa esperienza di barbecue. E in tutto col Mac, perché ci siamo conosciuti meglio. Dovete sapere, sì, che quando io ero piccolo, lui era proprio l'idolo della Brianza. No, è vero, Mac. Okay. Mac numero uno da sempre. Quindi poter fare questa cosa con lui per me è stato... Grazie. Super. Detto ciò, lacrimoni a parte, oggi... Facciamo che spacchiamo, Mocio, allora... Per non sbagliare tutto qui, perché... Una trinità texana, Texas Co, facciamo di tutto. Esatto. Quindi vedo la Trinity, pulled pork, ribs e punta di petto, punta detto di brisket. Ci aggiungiamo anche delle Bill Brass, giusto perché... Due contorni! Due contorni, vuoi non farli? Facciamo due contorni. Va bene, Texas Combo. Da cosa partiamo? Partiamo da quelle un po' più lunghine, quindi dal pulled pork e dal brisket. Facciamo i seri? Dai, facciamo i seri. Perché una oggi volta. Non si scherza, eh? Quindi, cominciamo con questo. Pulled pork e brisket. Cosa usiamo? Sul brisket sai che di solito si sta abbastanza tranquilli. Andiamo con il nostro SPG che oggi proverai tu. Oh. Mamma mia. Buonissimo l'SPG di Suckle Busters, ragazzi. Ciao. Qui molto semplicemente. Bello de mamma. Volendo si dà una spalmata di senape, ma noi lo facciamo secco. Esatto. Tra l'altro qui si tratta di un bel brisket di Black Angus australiano, Black Onyx. Veramente bello, ma sai dove l'ho preso? Sempre dal macellaio qua di fianco. Ragazzi, naturalmente su Meat Crew, quindi ricordate meatcrew.it, trovate tutta questa bella carne, coppa di maiale, costine, ribs, è arrivato tutto, quindi... Io invece per questo qua userei quest'altro, che è sempre un SPG un po' rinforzato. Intanto io faccio su questo. C'è chi abbonda tantissimo con il rabbettone, invece c'è chi sta un po' più tranquillo perché vuole sentire più il sapore della carne, perché in questo caso SPG, questo appunto caso... anche l'aglio andrebbe un po' troppo a coprire. Noi con questa carne Black Angus veramente top. Sono la carne della Madonna, non esagererei. Esatto, stiamo un po' più tranqui. Una cosa importante da dire, sul retro praticamente il nostro brisket, lasciamo lo strato di grasso, perché in questo modo mettendolo poi sulla griglia facciamo sì che lo strato di grasso protegga la carne e non la faccia asciugare troppo. Quindi anche per questo si lascia il grasso sulla parte. Oh, è diventato bravo, Hai visto? Hai visto? Abbiamo detto quindi sul pulled pork, questo Tailgaters BBQ. Togliamo sempre un po' di grasso. Questa è coppa di maiale. Il pulled pork andrebbe fatto col Boston Butt, con la spalla. Però dipende quanti siete. Fate una spalla di maiale in sera, date da mangiare a tutto il condominio. La spalla di maiale intera anche 6-7 kg. Logico, il Boston Butt stai sui 3 kg magari. Però ragazzi, 3 kg era un po' sprecata per oggi, anche perché facciamo la un sacco coppa di coppa è anche cose, molto più facile per chi vuole imparare a fare il pulled pork, perché è molto più grassa e quindi non rischiate che non pulli, come si dice in termini tecnici, o resti troppo asciutto. Diciamo che è una buona palestra del barbecue per il pulled pork. Mi piace anche che non abbiamo scelto un rub particolarmente dolce. Sai quando dicevamo quel discorso che il pulled pork ci sta un po' indigestino? Insomma, diventa un po' pesante. Anche per questo per me, tante volte si aggiunge dolce, sì, dolce. Invece partiamo con un rub un po' più easy. Vediamo. Ma no, questo è gestibile. Io preferisco molto più a secco, perché mi piace un bark bello più croccantino. Bark. Comunque ragazzi, noi vi facciamo vedere tutte queste cose per darvi, diciamo, un'infarinatura generale, per farvi divertire. Se però qualcuno di voi è nelle zone di Torino, Milano, ci sono dei corsi di barbecue strepitosi fatti da professionisti con i contro cojones a Barbecue Paradise. Vi consiglio di farli perché sono veramente validi e scoprirete un mondo di barbecue che molti di voi non conoscono realmente. Se volete approfondire, affidatevi a qualcuno che veramente, insomma, ne sa. È il nostro buon Fabione. Andiamo a infornarli? Che scelte abbiamo fatto per i barbecue, perché qui è molto importante. Cosa facciamo? Il muscle meat, poi cosa lo utilizziamo? Facciamo questi qua, ribs e tutto il resto nel primo, e poi questo facciamo tutte le varie affinature. Ci sta, perché... Cosa dici? L'abbiamo tagliato, ragazzi, assolutamente sì. Non si fa, non fatelo mai a casa, ma non avevamo 15 ore per fare questa ricetta. Lo mettiamo nel must build. Questo fantastico barbecue a carbone, vedete? Qui ha una cella in cui mettere il vostro carbone con una ventola sotto, si accende il carbone, la ventola è controllata elettronicamente e serve a mantenere stabile la temperatura. Quindi noi l'abbiamo settato 110. Io mi sono permesso di mettere già del legno da affumicatura. Ho messo icori e pecan, bravo, entrambi, sì, ok? Che gli diamo proprio Texas, ok?
Questo lo appoggio così, poi lo metteremo in una vaschetta successivamente, in modo che tutti i succhi del pulled pork restino all'interno e non si asciughi fin troppo. Quindi le nostre affumicature le salutiamo. Au revoir. Per diverse ore. Ora tocca alle ribs. Pork ribs che abbiamo già tagliato, vedo, tra l'altro le abbiamo fatte alla Ben St. Louis. Bel taglio, bello pulito. Cosa dobbiamo fare? Togliere la pleura, che è la numero uno, che sulle beef ribs non si fa, come vi abbiamo già spiegato, ma invece sulle ribs assolutamente sì, proprio quelle che ti incastrano i denti. Come avete visto, il Mac sta anche pulendo un pochino le nostre ribs, perché come vi abbiamo già detto tante volte, grasso di maiale sulle ribs no, non serve a niente, non si attacca, non si crea il bark. Grasso di manzo ben venga, quello di maiale se lo dice modenese ti uccidono, eh. Ma va là che è così buono. Avrei così dato un pensiero di usare questo Honey Bacon Barbecue di Meat Church per due motivi. Uno, perché miele, bacon col maiale naturalmente stanno a Dio, otterremo un effetto sbruciacchiatura veramente Texas, cioè un colore del bark molto scuro, questo dato dal fatto che c'è il miele, quindi zuccheri, quindi caramelleranno, si scuriranno, bla bla bla. A sto giro però direi che usiamo anche un po' di senapina. Sì, dai, ci sta sulla costinetta. Mi piace. Michelangelo. Grazie mille. A questo punto, quindi, aiutandoci anche con le mani per non far cadere troppo dai lati, guarda che roba, facciamo anche sulla beef ribs il sotto, diciamo, non si rabba. Ma perché solitamente non lo mangi fondamentalmente, perché esatto, perché si lascia, esatto. Invece qui, che quindi mangi, cuoceranno tutto interamente, mangi tutto, andiamo anche a rabbare entrambi i lati, diciamo. Qui temperatura sempre 110 110 120, sempre low and slow. Mettiamo queste, mettiamo le salsicce ad affumicare. Io oggi farei un po' Jack Daniels. Ok, quindi usiamo i legnetti aromatizzati a Jack Daniels, ragazzi, che vabbè, anche qui sai, whisky, maiale, che te lo dica fare. Per le ribs ci vediamo tra 6 orette 5 ore, vediamo, le facciamo andare. Parliamo un attimo delle cotture, quindi, perché non so se avete visto le reazioni di Mecca alla mia domanda, ma quante ore? Non è corretto parlare di ore, ma di temperature. Le ribs c'è chi mette le sonde anche dentro nella carne, se è troppo vicino all'osso l'osso scalda, quindi arrivi prima. Io la ribs vado sempre sulla riduzione della carne rispetto all'osso, lì mi adeguo un po', ok? Pull pork intorno ai 70 gradi, idem il brisket, in realtà si mettono o in foil o nella butcher paper, che è questa carta da macellaio che si trova sui vari siti di barbecue, ma soprattutto su Barbecue Paradise. Quindi viene avvolto in questa carta, che o alluminio o butcher paper, che tiene caldo e praticamente svilupperà vapore all'interno, ammorbidirà tutte le carni e bla 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 bla. All'interno si può mettere brodo piuttosto che tutte le nostre bilottate. Quindi può essere birra, può essere vino, può essere piuma. Può essere birra! Ognuno poi ha le loro ricette, sono 100.000 ricette, non c'è la ricetta esatta. La ricetta esatta è quello che vi piace. Non è un'equazione, è cucina. 92 minuti di applausi. E quindi vi dico, dopo i 70 gradi mettetelo o nella butcher paper o nell'alluminio fino ad arrivare a 96-98 gradi. Dopodiché li togliete dal barbecue e lasciate quello che si dice rest, quindi tempo di riposo, per almeno mezz'ora all'interno sempre dell'alluminio, sì, che manterrà il caldo e ridistribuirà tutti i succhi, fa un suo lavoro chimico che la carne diventerà molto molto più buona. Se potete lasciarlo un'ora, due ore, lasciatelo, cioè fatelo, se avete tempo fatelo, perché soprattutto poi quando dovete andare a pullare, questo è molto importante. Nel frattempo il buon Moccio ci delizierà con delle ottime ricettine. Insalata di patate. Mac, fondamentale come sempre, taglia le verdure, ovvero usiamo del sedano e dell'erba cipollina. Quindi mentre il mio amico Mac taglia l'erba cipollina, io farò questa cosa. Padella, dose abbondante di burro. Quindi Stockton to Malone, everyone, tripo carpiato. Boom! Wow, giù nel canestro. Facciamo sciogliere il nostro burro. Ma ho avuto un pensiero, perché comunque nella mia fantastica mente malata, no, insalata di patate, voglio metterci un richiamo alla nostra ribs. Ci metto un po' di honey bacon così e faccio sciogliere da racco. Guardalo qua. Facciamo l'aggiuntina, è l'ultima volta. Viene a piangere. Tripo capiato stonzo. Allora prendo il sedano e inizio a mischiare. Prendo il bacon. Lo chiamavano la sbrisolona dell'arengario, ragazzi, lo sapete. Tieni amore, mangia, succhi. Vado a preparare. Salare. Voilà. C'è il salino figo della nonna. Stiamo qua due ore. Maionese. Oh, uno che sa usare la maionese. Mi ti sbatto la prima. Panna acida. Così diamo anche un po' di cremosità. Un pochino di honey mustard. E, per ultimo, il nostro burro che andiamo ad aromatizzare con la manovra sicura.
Ale. Con assoluta arroganza e anche un po' di goliardia, possiamo andare a fare prima mischiatina e poi finiamo con l'erba cipollina. Vabbè, la mettiamo un attimo da parte. Grazie, ragazzi. The barbecue potatoes. Abbiamo quindi fatto il foil, come potete vedere il nostro brisket e il nostro pulled pork, la nostra coppa in questo caso. Abbiamo inserito la sonda con il nostro fantastico Maverick, temperatura impostata a quanto? 96. 96, poi magari tira un po' lungo, esatto, dai. Tanto qua si devono sciogliere fondamentalmente. Chiudiamo finché non arriviamo in T. Di qua, stessa roba, 110-120 gradi, abbiamo le ribs. Ah, le spruzziamo con la nostra KDS. Bravissimo, sempre la nostra stout. E invece le salsiccine che sono pronte, adesso le andiamo a mettere in questa cosina. Quindi dopo che sono state affumicate, le mettiamo all'interno di una vasca di birra. Qua siamo a mezza cottura, ok? Le finiremo poi sul PK. Nel frattempo restano a bagno, si sgrassano, prendono il sentore di birra, restano sicuramente più umide. Lasciamo qua al caldo mentre i nostri ribs vanno. Tra 5 minuti gli diamo anche una laccatina. Senti, però, già che ci siamo, ma ste due pannocchiette? Gliele buttiamo su. Pennelli col butea. Andiamo con la pannocchia. Difficilissima questa tecnica. Si prende la pannocchia e si appoggia sulla griglia. Verso fine cottura andiamo a spennellare con il nostro burro, proprio per condirle. A proposito di spennellare, diamo una spennellatina alle nostre ribs. Avrei scelto la Smoky Mountain perché andiamo dietro al filone della nostra fantastica birrettina. Vai. Ciao ciao! Non è che ci voglia tanto, dobbiamo solo far apprendere un po' la salsa e sono pronto. Allora, salsiccia pronta, tac, la scoliamo dalla nostra birrettina. E la finiamo di cuocere qua sul nostro fantastico picché, ci mancherà il picché. Ah, ma andremo in Arkansas. Ah, se andremo. C'è un Texas... Che faccio? Pulli lei? Il famoso smoke ring. Questo è il famoso bark. E guardate la juicitudine. Non esageriamo perché non mi piace troppo salsoso, eh. Comunque ragazzi, barbecue hooligan, cintura nera di pulled pork. Sì, esatto. Dai. Cioè, venite a mangiarlo, Monza, non da prego. Da anni. Solo parlando praticamente prima. Lo vedete che cola, ragazzi, letteralmente. Tu cosa dici? Si piega? Come la vedi? Mamma mia, raga. Ragazzi, abbiamo impiattato il Texas Combo. Vado a finire le pannocchie con voilà, il nasa aromatizzato. Non so, ho un aggettivo che mi verrebbe però da dire. Scarsissimissimi, ragazzi. Brisket, come vedete, è secco. Jiggy jiggy. Pulled pork, che io gli do un altro bel giro come facciamo da noi. Solo sopra, d'accompagnamento, così. Beef ribs, che era la sorpresa che c'era dentro prima, sì, è avanzata così, una costina di brontosauro, facciamo anche qua, tra l'altro è bellissima. Le nostre ribs, taglio St. Louis, le nostre beer bra, che sono fantastiche. Pannocchietta e insalata di patate. Ragazzi, è stata l'ultima puntata, è stato bello. Potrei quasi emozionarmi. Sarà l'ultimo episodio, ma non sarà l'ultimo episodio. Per cui ci rivedremo presto con Mocha and the Barbecue. Hooligans, io non posso far altro che ringraziare Mac, tutti i ragazzi del Barbecue Hooligans e tutti quelli che ci hanno aiutato nella produzione di questa fantastica serie, che è stato un viaggio all'interno del mondo del barbecue con uno dei personaggi, non dico altro, migliori del mondo del barbecue, non del parterino. Mocha, è stato un piacere lavorare con Mocha per quanto mi riguarda. Grazie mille, adesso siamo stati divertiti. Adesso però direi che ci sfondiamo, facciamo entrare tutti facciamo i nostri ragazzi, i nostri amici. Vai. Ragazzi, Fede, Aldo, Tito, direttore di produzione. Noi ci vediamo al prossimo episodio e assaggiamo. Ciao 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 ciao, 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 ciao. Lui è Franklin.